Buonasera di nuovo in diretta Libre TV oggi, la seconda trasmissione, e siamo in collegamento con Luigi Tenderini dalla Liguria. Luigi Tenderini è la prima volta appunto su Libre TV che ce l'abbiamo, grazie di essere qui con noi, ospite. Grazie, grazie a voi di avermi ospitato. Grazie a voi. Allora, Luigi Tenderini, lo conosciamo, lo conosco io qui adesso insieme a voi che ci seguite in questo momento. È la prima volta che siamo collegati con lui. È ispiratore o creatore, adesso ci dirà lui bene, di una iniziativa che si chiama Catena Umana attorno al Parlamento italiano. Ci sta anche una pagina Facebook appunto così intitolata. Ci dirà lui bene adesso di che cosa si tratta, e poi appunto gli chiederemo di un'iniziativa che a breve si dovrà realizzare. A te, Luigi, la parola. Eccomi qua, sì, guarda, hai detto benissimo, è tutto nato da una pagina Facebook il 6 marzo del 2012 ed era nata questa idea da un gruppo di giovani qui nella nostra zona, nelle Ponenti Ligure, dove loro ci ponevano questa domanda di fondo: ma noi che paese abbiamo ereditato dai nostri genitori? E quindi io come padre mi sono posto questa domanda. Perché è ovvio che questi giovani di oggi, i nostri figli, che colpe ne hanno loro? E allora è nato questo impegno, che è un'idea, che è quella di abbandonare la delega. E questo è ovvio che comportava tutta una serie di cose, ecco, non abituati per un italiano, no? Non so se vi ricordate i vostri genitori e nonni, no? Che dicevano: no, ma tu non ti occupare di politica, pensa a lavorare, fatti i fatti tuoi. Ecco, un po' questa mentalità che ci ha condotto un po' al fatto che il popolo sono anni che subisce, 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 subisce e non reagisce. Allora, per noi, ecco, questo termine che ormai va abbastanza di moda, no? Che cos'è la rivoluzione? Per noi è un'evoluzione dell'azione e questa azione è nata da un'idea, no? Ecco, questa idea era che pacificamente si può porre in stato di assedio il Parlamento. Ed è un'idea, se vuoi, molto semplice, no? Cioè, chiunque, no? Però ecco, se in un paese come il nostro va di moda la frase: perché non ci mettono una bomba nel Parlamento? No? E anche questo, se ci pensi, è una delega, no? Uno dice: ma scusa, perché non la metti tu la bomba allora? No? Ecco, ora per essere un po' serio, e quindi ecco perché questo percorso nato cioè con i primissimi che ci hanno dato retta, no? Ecco, penso al presidente dell'associazione di Catena Umana, Lorenzo Pupeschi di Genova, una persona appunto molto valida, che ci ha dato veramente una mano non solo per i post ma anche per i contenuti, perché quello che la gente oggi ci chiede è il contenuto: cosa vogliamo e che cosa siamo, no? Noi Infatti, siamo Luigi, padri. vediamo un pochino di sintetizzare un po' quali Sì. sono i vostri scopi. Ecco, se guardiamo negli altri stati, no, a partire, che ne so, dall'Egitto, Piazza Tahrir, passando per la Grecia, dalla Spagna, in Bosnia persino, no, Thailandia, in tutti i paesi del mondo, quando il popolo soffre, il popolo ha fame, il popolo vuole giustizia, per senso di istinto vanno tutti davanti al Parlamento, il proprio Parlamento, no? Eccetto in Italia. E difatti la resistenza maggiore è proprio questa, cioè non si riesce a capire come mai nel nostro paese tutte le manifestazioni sono micro manifestazioni o sono le manifestazioni di un giorno. Queste non servono assolutamente nulla. Perché? Perché è tutto sotto controllo. Tutto. E allora ecco perché noi siamo convinti che il popolo libero e pensante deve porre in stato di assedio pacifico il Parlamento. E adesso, come ora, c'è un'occasione storica, che è la nomina di questo capo dello Stato che avverrà tra qualche ora. E allora noi
abbiamo pensato di non delegare più nessuno, andare là autonomamente a dire: cari parlamentari, voi siete illegittimi, siete, non potreste star là. Invece di votare, di pensare di votare il nuovo capo dello Stato, voi dovete dimettervi in tronco. Come si può fare questo? Io credo che si possa fare ponendolo, circondandolo, cioè facendo in modo che loro non possano uscire. E questo lo può fare il popolo, cioè non lo può fare, cioè non si può fare con l'uso della forza, perché se tu lo fai con la forza è ovvio che fai il gioco loro, capito? Quindi bisogna farlo con chi? Con le proprie donne, con i propri bambini, con i propri anziani, come esattamente è successo in tutti gli stati del mondo. Ho capito. Capito. Insomma, comunque sia una nulla di eversivo, nulla di violento, di, diciamo, lungi da noi, lungi da noi. Certo, vi proponete quindi di manifestare, insomma, una sorta di desiderio di partecipazione, di coinvolgimento in prima persona. Però Luigi, la domanda che io una protesta pacifica dove pacifica. Dove ci incontreremo le transenne della polizia, noi ci metteremo per terra senza far nulla, senza dir nulla, in maniera quasi silenziosa, ed è ovvio che più gente verrà e meglio è. Ed è notizia dell'ultima ora, posso dire, che noi fino a poco tempo fa, quindi fino alle 7, tutti sapevano che il Parlamento sabato e domenica sarebbe stato chiuso. Invece verso le 7:30 dicono: no, guardate che Renzi ha detto che vuole chiudere la partita entro sabato. Vuol dire che oltre che lavorano sabato, questi hanno veramente fretta di chiudere questa storia. Cioè, io penso che i loro intelligence sappiano che gente si sta muovendo, proprio perché capita una volta ogni 7 anni che si nomina questo capo dello Stato. Sì, infatti, quindi è una buona notizia per noi, cioè dopo anni che lavoriamo nelle piazze, nel territorio, noi siamo ben contenti, siamo pronti, ecco, siamo pronti. Okay. Senti, Luigi, proprio parlando del capo dello Stato, io mi ricordo proprio esattamente quando il giorno che hanno, la serata, il pomeriggio, che hanno rieletto Napolitano, il Napolitano bis, tra virgolette, Libre TV era in piazza e la piazza era gremita. Era gremita, sì, di persone, era, poi vabbè, ovviamente adeguatamente poi noi ce l'avamo, eravamo perfetto, vicino, ci stava, c'era anche che ha fatto delle interviste, noi perfetto, e allora ci siamo anche incrociati perché abbiamo preso anche le interviste, se non sbaglio, di tutti quanti i militanti e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che per una tornata restarono fuori dal Parlamento, non votarono. E stavano tutti quanti lì, e praticamente, però, io appunto ti voglio chiedere: siccome poi tornando indietro nel tempo ci sono anche stati altri movimenti che ci sono stati, il Popolo Viola, insomma, ecco, in che cosa voi sareste diversi da queste varie forme di proposizione diretta dei cittadini all'iniziativa e anche come pressione alla politica? Per riacquistare è una bella domanda. Che cosa cambia? Cosa c'è di diverso? Questa è una bella domanda che merita una bella risposta. Noi l'abbiamo detto sempre: a noi la politica attiva non interessa, e chi ci segue, chi ci conosce, lo sa benissimo, perché noi abbiamo sempre avuto questo rapporto di amore e odio, no? con l'M5S, lo posso dire questo, perché ci sono tante cose che noi abbiamo sempre detto che non andavano, ma in tempi non sospetti, no? Invece poi abbiamo anche fatto degli apprezzamenti su scelte anche degli ultimi mesi, direi non dell'ultima ora, perché noi ci siamo rimasti male, perché anche loro stanno un po' al gioco di questa nomina, nel senso che se questo Parlamento non è legittimo, secondo me, loro dovrebbero essere i primi a consegnare le dimissioni nelle mani di Grasso, giusto? Cioè non rendersi comunque complice, cioè chi compila questa scheda sa perfettamente che è illegittima, perché bisogna tornare al voto, ma dato che noi abbiamo avuto la sfiga di avere il peggior capo di Stato della storia,
che ci ha consegnato questi tre governi non eletti da nessuno. Ma la cosa grave è questo, che se il popolo domani non si muove, nominano di nuovo un Parlamento illegittimo, un capo dello Stato che il popolo non lo può riconoscere. Allora la proposta, ed entro nel merito di ciò che mi hai chiesto, è questa, no? Loro dovrebbero dimettersi in tronco tutti, e dato che il Porcellum non esiste più, si vota con la vecchia legge. Si vota e il Parlamento nuovo metterà su questo governo nuovo, comunque eletto, qualunque esso sia, e allora a quel punto è ovvio che si nomina il capo dello Stato. Però questi hanno fretta, e noi sappiamo perché hanno fretta. Hanno fretta perché loro devono eseguire gli ordini della Troica, gli ordini della Germania, gli ordini della BCE. E noi sappiamo da tempo che la Germania vuole Draghi come capo di Stato. E proprio perché è così, lui più volte ha smentito, no? Ecco, sembra paradossale, no? Ma io non ho sentito altre smentite da parte, che ne so, di D'Alema, di Amato, di Prodi, ma proprio di Draghi. Allora ecco perché noi siamo convinti che se cade l'Italia, giusto, crolla l'Europa, perché loro vorrebbero fare come hanno fatto nella Grecia, no? Hanno ridotto in povertà tutto. E tedeschi, francesi, inglesi, americani si sono comprati tutte le fabbriche greche, giusto? E adesso loro sono ben contenti che escono dall'euro. Perché? Perché se tornano alla dracma, loro esportano in dracma e comprano in euro. E loro vogliono fare esattamente così con noi e con la Spagna. E allora noi diciamo di no, noi lottiamo per tornare padroni della nostra moneta, perché quello è il punto fondamentale. No, giusto? Ho capito. Sì, poi sì, no, te ne potrei parlare per 100 anni di queste cose. Sì, no, guarda, casualmente abbiamo proprio fatto prima di questa trasmissione un'altra trasmissione in collegamento in diretta da Atene, parlando della Grecia, parlando ovviamente del successo di Syriza, di Tsipras, di questo governo di coalizione, dei vari problemi che ha la Grecia, che non è soltanto un problema di debito, ma è un problema strutturale, in cui non si tratta di far risorgere ma di fondare di sana pianta una Grecia, diciamo, occidentale, europea, moderna, perché hanno le strutture, diciamo, produttive veramente antiquate. L'Italia ovviamente non sta in quelle condizioni, e quindi a questo punto io, andando verso la chiusura, ti vorrei chiedere questa che si può chiamare un'associazione, adesso non so bene, come un movimento, insomma, catena umana attorno al Parlamento. Siamo tutti in movimento, proprio perché siamo convinti che la rivoluzione è un'evoluzione dell'azione. Noi non mettiamo mai il cappello a nulla e speriamo che non lo metta nessuno. Quello che volevo dire, che è fondamentale, è questo: noi siamo contro l'euro, è vero, ma non siamo contro l'Europa unita, perché l'Europa unita fu pensata 50-60 anni fa da persone sagge, fu sognata dai nostri nonni, no? Invece chi ha fatto questa moneta unica, no, non ha pensato al bene del popolo. E allora è questo il dramma, cioè siamo stati defraudati della nostra sovranità, e un capo di Stato al suo ultimo discorso ha detto: io difenderò e difendo la cessione della sovranità verso la Troia. Cioè, capito che noi non dobbiamo essere più a servizio delle banche, perché le banche affamano i popoli, le banche non hanno sentimento, non hanno cuore, cioè il popolo chiede giustizia. Allora, per non far sì che avvenga una guerra, capito? Perché loro aspettano quello. Noi dobbiamo anticipare questo, e l'M5S non basta, è limitatissimo, perché purtroppo quello che noi abbiamo sempre detto a Grillo, sempre, è: caro Beppe, la tua idea è ottima, siete unici al mondo, ma vi manca una cosa sola, vi manca l'umiltà e l'intelligenza per fare un congresso democratico nazionale come tutti i partiti democratici del mondo. Finché non avverrà questo, è ovvio che perdono i pezzi,
Anzi, noi oggi nella pagina abbiamo fatto questo appello, ma è possibile che davanti a tutti bisogna litigare quello che esce e quello che entra? Stiamo facendo il gioco della casta, cioè loro godono nel vedere la guerra dei poveri, quindi ora il popolo, no? Cioè il cittadino di tutti i giorni si è rotto i coglioni di tutto, persino di Grillo, quindi è ovvio che, no? Si spinge verso l'abbandono della delega e l'unica cosa da fare adesso è porre in stato di assedio questo Parlamento e se vuoi ridere, Renzi un anno fa disse ai cosiddetti forconi, cioè tutte le pagine web che spinsero le persone in strada per parlare di certi temi e poi andò tutta puttana, va benissimo, ma c'è una dichiarazione di Renzi che non era ancora capo del governo che ha detto: cari forconi, voi dovete andare a Roma davanti al Parlamento e controllare che cosa fanno loro. Bene, caro Renzi, domani noi arriviamo e iniziamo come fu in Spagna, in 15, giusto? Poi in 50, poi in 100 e poi finirono in 500.000. Ma a quanto pare loro hanno capito l'andazzo e vogliono chiuderlo entro sabato. Quindi l'ultima cosa, invito tutti quanti coloro che ci ascoltano a staccare i polpastrelli dalle tastiere, prendere qualsiasi mezzo, il pullman, l'aereo, a piedi, in treno, a nuoto e porre in stato di assedio questo Parlamento. Dobbiamo circondarli, lasciarli là dentro e che devono ascoltare il popolo. Perfetto, allora, ti ringrazio dello spazio che ci hai dato. Con questo appello salutiamo Luigi Tenderini e a questo punto in bocca al lupo per questa iniziativa. Speriamo, come sempre ci auguriamo, che sia una cosa non violenta, ovviamente nel pieno diciamo, esercizio del diritto di espressione e di manifestare. E a questo punto grazie ancora e arrivederci su Libri TV. Questo video sarà a disposizione nel giro di qualche ora. Grazie ancora Luigi Tenderini. Grazie a voi e viva la rivoluzione.